Una notte, in volo sulla Francia, di ritorno dagli Stati Uniti, guardando dal finestrino vedevo solo luci. Nel buio guardo le luci verdi dei macchinari e sento il brusio dei loro suoni meccanici. Bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem. Tanti auguri e saluti. Fallimento. Destinato a scomparire. Cervello all'oggetto stesso. Tecnologia e dati. Queste due iniziative in realtà, secondo la mia opinione, non sono tanto importanti in sé, ma sono importanti in quanto danno voce a delle persone. Semantico sociale. Il prossimo passo sarà il cambiamento da io ti dico cosa intendo fare, come avviene oggi attraverso i sondaggi, a le mie azioni ti dicono cosa farò anche se non te lo dico. Singular, singular, singularity. Thank you.
un oggetto di modernariato. Sono fatti di carne. Carne. Nessun dubbio, tutta carne. È impossibile. E i segnali radio, i messaggi alle stelle. Usano le onde radio per parlare. Ma i segnali non vengono da loro. Vengono da macchine. E chi le ha fatte le macchine? È lui che vogliamo contattare. Loro le hanno fatte. Della carne ha fatto le macchine. Timorous 10, 9, 8, 7, 6. Probabilmente ci saranno due estremi, no? Che ci saranno delle dittature di carattere orwelliano in cui le persone pensano di sapere, in realtà non sanno nulla perché le informazioni che gli vengono date sono mutate, e loro vedono qualcosa e genuinamente pensano che sia vero. Quindi in qualche modo lei è già condizionato nel senso che l'informazione che vede è personalizzata, ma non la personalizza lei, la personalizza qualcun altro. Questo qua è l'estremo, l'altro è l'estremo della democrazia diretta applicata in ogni processo umano, in cui chiunque partecipa, chiunque è trasparente, chiunque può portare un valore. And the shuttle has cleared the tower. La rete è come l'energia atomica, uno può usarla a fini di bene oppure usarla per fare una bomba atomica.